E bentornati incredibili in un nuovo episodio pazzesco e incredibile di Mutiny Waves, più carichi di codo che mai. Allora, oggi ho registrato un sacco di video di Elden Ring, ragazzi. È tardissimo, ma voglio assolutamente registrare un piccolo episodio di Mutiny Waves che secondo me potrebbe essere simpatico e accattivante, perché in questo episodio incredibile, ragazzi, ho fatto veramente poco. In realtà ho fatto 2-3 missioni secondarie, ma più o meno siamo allo stesso livello. L'unica cosa che ho fatto off camera è 3 d'oro, boom, portare lei al 40. Vi ho messo questo set qui, il set 5 pezzi, che dovrebbe incrementare l'attacco di tutti quelli del gruppo quando vengono curati. Poi ho fatto, a lei ho lasciato sempre lo stesso set come a danno a Nemo, tra virgolette. A lei ho voluto fare un cambio e ho messo il set questo qui con due spadine incrociate, che non è lo set dell'altra volta. Quello dell'altra volta era quello con la fiammella. Questo è il set con le spadine, appunto, che dovrebbe aumentare l'attacco quando entra, esce dal combattimento. Tanto per provare un pochino, ragazzi. Proviamolo, sperimentiamo, ragazzi. Però il resto ho portato, come dicevo, lei al 40, non l'ho mai provata. E sono curiosissimo, perché mi avete detto che lei è fortissima. E a quanto pare la sua abilità più forte è il fatto che rimette la vita a tutti quanti con le mosse. Ora infatti la testeremo tantissimo. Ok. Tra l'altro, prima volta che provo anche lei con il set nuovo, eh. Ok. Sì, è vero, ragazzi, ho fatto una mossa e me l'ha curata tantissimo. Quindi GG. Wow. Ok. Sì, Verina potrebbe essere tanta roba, ragazzi, in questo team. Ok, adesso abbiamo un team dove abbiamo un personaggio che fa un danno assurdo, un personaggio che è un buon tank e un personaggio che è il miglior healer del gioco, ragazzi. Meglio di così non si può. E appena porto un altro personaggio al 40, possiamo riprovare a fare la torre dell'adversity che avevamo provato a fare l'altra volta, ma a sto giro con 6 personaggi ce la facciamo, incredibile. Ma che fa l'orso? Ah, vabbè, l'orso è simpatico. L'orso è sus. Ecco qua. Va bene. Vorrei iniziare a fare le missioni principali. Però ci sono cose simpatiche che vorrei esplorare, tipo questo e questo boss qui, che assolutamente non ho mai fatto perché volevo aspettare voi. Quindi andiamo alla grande, va? Perché le missioni secondarie, ragazze, tendo a farmele da solo, perché sono veramente vai a parlare con quello e basta. Però quelle principali le facciamo insieme. Ah, questa è una challenge, non l'ho mai fatta. Vogliamo provare? Devi essere a livello 27. Che peccato. Niente, ragazzi, mi ricorderò di venire qui tra poco, quando saremo al 27. Siamo al 25. Ok. Sì, come vedete ho rimesso quell'attacco che tanto ci piaceva, ragazzi. Perché facciamo la ultima. Ah, ok, la ultima è proprio una cura classica. Va bene. Ah, questo è immune al fuoco, serio? Non posso fargli niente. Fighissimo. Eh sì, è immune al fuoco, ma dai. Non avevo mai trovato un nemico che è immune ai colpi di lei, ma dai. Ok. Vabbè, mi spiace. Vai, Verina. Grande, Verina. Boom. Dai, dai, è forte. Colpiamo l'orso russo. La cosa bella di Mutiny Waves, ragazzi, che veramente molte volte mi verrebbe da non fare assolutamente niente e continuare a esplorare. È troppo divertente. Quindi, sus. Ecco fatto. Wow. Ecco fatto. Vedi, per la main quest ci dice che dobbiamo andare laggiù, quindi è veramente lontana, ragazzi, come non detto. Pensavo di dover andare più vicino, questo è un grande problema. Per questa invece, pure questa sta in un'altra area. Eppure quella è in un'area lontana, ragazzi. Ok, forse abbiamo trovato una missione finalmente che possiamo fare. Ok, mi ha teletrasportato qua, va bene, parliamo con lui. Facciamo la ulti. Ok. Ok, facciamo la ulti.
Eh sì, ragazzi, è una cura niente male lei, eh. Ecco qua. Sto eliminando gente assurda qua, sono tutti al 43, ragazzi, noi siamo al 40. Tra l'altro, quindi veramente sus, eh. Devo ancora imparare a fare le combo sus con lei, però come vedete sono soddisfacenti. Ecco qua. Dai. Sì, lei veramente è come Naida più o meno. Ok. Dai. Ammazziamo pure lui. Dai, ulti. Ok. Gli ho messo quell'affare che salta, che è fantastico. Ok. Dai, ne ho trovato un altro di questi, che zio, sono fortissimi sti cosi. Ok, ragazzi, mi puzza di boss qui, eh. Inferno Rider Blazing. Oh! Perché sono con Rover, scusami? Ah, sono con Rover e basta. Parente Ghost Rider. Eh sì, vabbè, ma non ho speranza con Rover. E basta. È un po' una challenge sus. Ah, ecco, dammi il mio team normale, scusami, come posso da solo sconfiggere questo bestione? Ma poi questa musica così assurda, va bene. Ragazzi, Ghost Rider di Wuthering Waves ci ha rotto il culetto. Ma fammi tornare da lui, che se mi davi il mio team lo distruggevo, quello lì in moto, ma scusami. Mi dai Rover da solo, è ovvio che mi distrugge, porella. Se stavo con questo team l'avrei fatta a pezzi, altro che il tizio in moto che mi dà le botte col tubo infuocato sus, ma dai. Ma fammi tornare lì, per favore, voglio distruggere quella creatura. Poi è carino che in quest'area perdi vita, tipo? Sì, perdi vita, è come se andasse tutto quanto a fuoco, vabbè, ci sta. Ok. 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 Ok, c'è un po' di colpi sus. Dai. Ci hanno sbloccato il fatto che possiamo sparare con un cannone, tipo. Fighissimo, fa un po' vedere. Sì, è un po' troppo veloce, ma può funzionare, va bene. Ok. Va bene. Ok. 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 Mi ricordano i giochini che stanno in Genshin. Ok. Ok. Dai. Ah, mo ci stanno pure le difficoltà in più. Non so se gliela faccio, eh. 7000. Ok, 8000. Dai. Dai, che arrivo a 10. Ah, no, l'ho vinta. Dai. Sono forti su sti eventini sus. Dai. Ah, un premio viola. Vabbè, butta via. Dai. Se fosse per me, sarei già tornato da quel Ghost Rider e l'avrei distrutto. Però a quanto pare il gioco vuole che faccio le cose con calma, incredibile. Vediamo, ragazzi, se non mi ci manda tra poco, ci vado da solo. Più che altro, ragazzi, dovrei portarle su di livello. Però ad esempio lei non la posso portare su di livello se non sblocco l'isola sus. Ok, questi ci vogliono rompere il culetto, ma noi siamo più forti. Dai, è ulti. Ma poi si ricarica subito la ulti di Verina, è assurda. Dai. Fantastico. Cioè, cura molto di più dell'altra tipa con il pal di Palward. Ok, adesso dobbiamo aggiustare gli oggetti, va bene. Ok. E abbiamo attivato una roba. Serve uno triangolare che vada qua, tipo.
Ok, e so 2. Ce ne manca un altro. Ecco fatto. Dai, abbiamo attivato il puzzle sus. Ok, adesso mi hanno detto che devo eliminare gente qua. Ok. Cioè, mi piace quando fa questi colpi di fenice che sono assurdi. Wow. Questo è così. Ragazzi, quel giochino per telefono è servito solo per farmi diventare esperto negli hackeraggi di Wuthering Waves, ragazzi. Quel giochino era identico a staffare. Quanto ci ho giocato? Non avete idea? Troppo. Io però voglio provare a ribattere il motociclista, ragazzi, non mi arrendo. Mi ha detto che devo distruggere queste faglie. Ok, questa roba non l'ho mai fatta. Dovrebbe regalarmi qualche vantaggio, tipo 1 su 3. Ok, rompiamole tutte. Okay. 2 su 3. Andiamo alla terza. Questo è grosso. Ok. Dai. Dai, è forte. Ulti. La ulti fa male, Beh, 2000 non è male. Dai. Molto bene. Torniamo da lei. Ok, dobbiamo testare una spia rinfocata, tipo. Proviamo un po'. Beh, c'è soddisfazione, Cioè, dobbiamo difendere questi affari usando queste lance assurde. Ammetto che c'è soddisfazione. Eh sì. Damn! Dai. Godo tantissimo, troppo divertente. Boom! Boom! Oh. Dai, troppo divertente. Defeat Inferno Rider. Oh, ragazzi, sono riuscito a indovinare il finale dell'episodio, ragazzi. Eliminiamo questa creatura assurda. Ma come ti sei permesso prima di far male al rover? Ma io non lo so, guarda. Ma guarda quanto è figo, comunque. Quantissimo, Sì, sì, Inferno Rider. Preparati a subire del danno importante, fratellino. Inferno Rider. Ma chi sei, oh? Questo Inferno Rider, ragazzi, sta per prendere di quelle mazzate che non l'ha mai sentito in tutta la sua vita. Eccolo. Tra l'altro c'ha uno scudo fortissimo, guardalo. Inferno Rider. Ora gli lanciano le frecce, gli si rompe lo scudo e mi sa che lo rompo. Beccate questo, va? Ah, adesso le senti, eh? Ok. Ok. Dai, che gli abbiamo quasi rotto lo scudo. Oh, poi le senti, ammazzate, eh? Presente, ragazzi. Presente, presente. No, non ti farò scappare, amico mio. Dove vai? Vieni, Rider. Ecco. Dai, dai, dai. Ragazzi, fa del danno assurdo lei comunque. No, non scappare, eh. Facci provare. Eccolo, morto. Dai, godo. E ci siamo pure presi il suo spirito, dai. Però ammetto che è coatto di design. Ok.
scappa via? Wow. Cioè, lui teneva in equilibrio tutto questo posto, ragazzi. Ma chi diavolo era questo motociclista assurdo? Wow. Ragazzi, è assurdo. Serio, lo devo usare così? Andiamo, ragazzi. Wow. Ragazzi, mi aspettavo di tutto tranne una roba del genere. Ok, ho preso dei danni importanti. Wow. Vabbè, Mario Kart è diventato. Ok, l'ho distrutto quello. Ok. Ok. Non è che ci coglio benissimo in quei punti sus. Ok. Dobbiamo arrivare in cima. Ok. Ok. Wow. Oh ragazzi, è fighissimo. Che figata. Guardalo in quanto. Wow. Quindi adesso il clima in questo posto è cambiato, perché non prenderò più danno da fuoco grazie al Ghost Rider sus. Eh sì, ci stanno i fiorellini. Ragazzi, sono contento. Non siamo saliti a 26, però abbiamo fatto una missione che sinceramente non gli avevo dato due lire. E invece mi ha sorpreso tutta la cosa del Ghost Rider. Devo dire, è veramente simpatico, ragazzi. Consegniamo la missione finale. Esatto. We promise we deliver. Ragazzi, veramente una bella missione, non ho parole. Livello 26. Ok, ragazzi, è stato veramente utile fare questa missione. Veramente soddisfatto. Prossimo livello saliremo al 27 e proveremo di nuovo a fare quella sfida incredibile, ragazzi. Questo team mi piace. Tank, healer, lei come DPS assurdo. Adoro da impazzire, ragazzi. Video un pochino più corto, ma consistente, caloroso e godoso. Ragazzi, che cosa con voi e ci vediamo al prossimo episodio.